E tu come fai a sapere che è andata così? Me l'ha detto lui. Quando è tornato a casa stava così male che alla fine è crollato e mi ha raccontato tutto. Ha pianto tutta la notte. Ho commesso tanti errori nella mia vita, ma ho sempre cercato di tenerli lontani dalla famiglia per non farvi pesare niente. Ma come potevo immaginare che mio figlio ce l'avesse con me a tal punto da... Anche io ho sbagliato, Aldo. Avrei dovuto tenere per me quello che non andava fra noi due, ma non ce la facevo più. E ho scaricato su Jacopo tutta la mia rabbia, le mie frustrazioni. Lui è troppo fragile, troppo... Senti, ma adesso non è il momento di stare qui a recriminare. Dobbiamo occuparci di nostro figlio e pensare come aiutarlo. C'è poco da pensare, Delia. Jacopo deve costituirsi. Cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Lo ammetto, ho approfittato della situazione, ma avevo bisogno di soldi. Di questo ce ne siamo accorti, non pagavi neppure l'affitto. E tu credi che io lo facessi a cuor leggero? Io sono sprofondata nella vergogna, ma non avevo scelta. È difficile per una donna sola arrivare a fine mese. Tu sei una donna fortunata perché hai Guido su cui contare, ma per le persone sole non è così. E poi... con un lavoro precario. Come precario? Perché non fai l'infermiera? L'infermiera? E i tagli alla sanità dove li metti? Taglia oggi, taglia domani. All'improvviso ti trovi senza lavoro. Oggi, senza lavoro e senza casa. No, queste le mazzate te le scippa proprio dalle mani. Vi prego, aiutatemi. Datemi solo qualche mese per organizzarmi. Vi giuro che... siate comprensivi, io a fine estate vi lascio la casa. Ma così sono 6 mesi però. Guido, un mese più, un mese meno, ma che pensi, dove mi vuoi mandare? Fuori c'è il gelo, la bufera. Ma no, quando è troppo, sentimi un poco, gatta morta, questa canzone gliela puoi cantare a questi due battilocchi, ma con me non funziona. No, io questo non la capisco proprio quando parlo. E non ti preoccupare, perché adesso ti faccio capire bene. Ascoltami, domani mattina, ambressa, tu lasci la casa di Guido, immediatamente, perché sennò la sistemazione te la trovo io. E sai dove? In galera. Aiutatemi. Non dite una parola. Va bene. Io credevo di avere a che fare con due persone per bene. Due persone di cuore, ma evidentemente mi sbagliavo. Non so manco se ce la faccio alzarmi. Tu! Stati attenta perché ti tengo puntata. E che paura, sto tremando. Ancora devi vedere come tremerai. Poverimba, stati attenta a te. Aiuto. Se ti ho raccontato la verità, non è certo per mandare Jacopo in galera, ma per proteggerlo. Io ho bisogno del tuo aiuto, Aldo. Non ce la faccio più a gestirlo da solo. Ce la fai a sostenere la tua famiglia almeno una volta? Ma lo capisci che in galera c'è una persona innocente? Sì. Lo so, mi dispiace. Però ho parlato con Eugenio. E lui sostiene che il pubblico ministero accetterà il patteggiamento, per cui quel ragazzo uscirà dal carcere. Jacopo deve costituirsi non soltanto per una questione etica. La sua posizione è molto grave. Se la polizia scopre che le cose sono andate come mi hai spiegato, allora sarà accusato anche di premeditazione, lo capisci? Jacopo deve confessare prima che venga fuori la verità. Sì, ma la verità non è venuta fuori e loro un colpevole ce l'hanno già. Aldo, non faranno altre indagini. Se noi stiamo in silenzio, Jacopo non verrà mai incriminato. Ma cosa stai dicendo? Se Jacopo è arrivato ad investire me, che sono suo padre, vuol dire che sta male.
Vuol dire che è un pericolo per sé e per gli altri. Non è coprendolo che lo aiuteremo. Io lo sapevo, ho sbagliato, io non te lo dovevo dire. Delia, per favore, stai calma. No, che non sto calma. Io ho il dovere di difendere mio figlio, anche da te se necessario. Il miglior spaghetto con le vongole che io abbia mai mangiato. Guarda che se continui a viziarmi così, io da qui non mi muovo più. Beh, la mia intenzione è proprio quella. Ah, bene. E se la mia presenza inizia a pesarti? Beh, per ora ti ho ceduto soltanto una mensola in banchino e tutto sommato è una rinuncia sopportabile, sì. Comunque sono contenta che apprezzi la cucina di mare perché ho prenotato in un ristorante a Positano. È fantastico. Quando pensavi di andarci? Beh, la prossima settimana per il tuo compleanno. Magari potremo passare la notte in costiera, che dici? Sarebbe bello, sì. Perché cosa c'è che non va? Hai degli impegni di lavoro? No, ti ringrazio del pensiero, solo che ho sempre festeggiato il compleanno insieme ai parenti. Ormai è una tradizione. Sai, quelle noiosissime riunioni di famiglia. È un buon motivo per risparmiartela. La vedo un po' complicata. Proprio quest'anno è mancata mia madre e se rompessi la tradizione darei un dispiacere a tutti. Soprattutto a mio zio Sebastiano. Io avrei preferito mille volte venire con te a Positano. Va bene, se proprio non puoi mancare, vorrà dire che potremmo organizzare una cena tutti quanti insieme. Sarà meno romantica, ma almeno così avrò l'occasione per conoscere tuo zio Sebastiano. Cosa dici? In effetti potrebbe essere un'idea. Sì. Mamma, senti, potresti tenere Jimmy per un'altra mezz'oretta? Cos'è successo? Mi devo preoccupare? No, è che è stata una giornata infernale. Se non mangio qualcosa, svengo. Tra l'altro non c'è neanche Susanna perché è andata a cena dalla madre. Tranquillo, Jimmy, ci penso io. Però cerca di non fare tardi, che sta cascando dal sonno. Non ti preoccupare, mezz'ora e sono a casa. Grazie, ciao. Ciao. Ehi, come stai? Posso? Sì, certo. Non sei contenta? Era quello che ti aspettavi, no? Io non ci avrei mai creduto che lui avrebbe poi lasciato la moglie. Sì, anche se non saranno rose e fiori adesso. Sai, il figlio di Aldo mi odia. E infine non posso neanche dargli torto. Per lui sono quella che ha rovinato il matrimonio dei suoi. Anche se fra Aldo e la moglie era un bel po' che non andava. Ma non credo che questo faccia la differenza agli occhi del figlio. Avrei messo in conto che non sarebbe stato facile, no? Sì, sì. Anche se quando ci sei dentro la prospettiva cambia. Chiaro. Dovrai armarti di pazienza e vedrai che tra te e il figlio di Aldo le distanze si accorceranno. D'altronde volete bene la stessa persona, no? Riesci sempre a trovare le parole giuste tu, eh? Sarà per questo che faccio l'avvocato. E allora stai diventando bravo. Grazie. No, grazie a te. E Aldo? Mi chiede se posso andarlo a trovare domani. Rispondi. Fai come se non ci fossi. Comunque, amore, mi raccomando, saluta Eugenio e dai un grande bacio al piccolotto. Ti saluta, Viola. Ti saluta anche Raffaele, ciao amore. Come sta? Come sta? Dispiaciuta perché è dovuta tornare a Torino proprio in questo momento. Vabbè, l'hanno richiamata per il lavoro, che faceva? Non andava. Tanto ormai qua il caso è chiuso. E poi sono sollevati sia lei che Eugenio del fatto che il magistrato abbia accettato i termini del patteggiamento. Senti, voglio sapere, piuttosto sono riusciti a togliere il pannolino a Totò? Ci hanno provato, però non è stato un gran successo, eh. Cioè? Gli avevano detto, mi raccomando, se devi far pipì avverti. Lui non ha avvertito perché ha fatto altro.
Bravo, dottor. Quindi continua a farla dove e come vuoi. Bravo. Lo spannolinamento è rimandato. Chi è? E tu? Ma chi sarà adesso? Oh. Questo? Ehi, e che ci fa questo qua? Non ho trovato prima, che ti dispiace? Ma che sorpresa!